Eccoci qui con la partita più significativa e più bella della seconda giornata del campionato del mondo Rapid, che è appunto presentata dalle Due Torri, sponsor ufficiale della diretta in italiano. Pierluigi, qual è la partita più bella di oggi che tu hai scelto per noi? Ebbene Maria e cari spettatori, per voi ho scelto oggi la partita fra il campione del mondo Magnus Carlsen e quello che oramai è considerato in pectore il futuro sfidante al titolo di campione del mondo, Alireza Firuja. Mi chiederete perché hai scelto proprio questa partita fra le tante partite belle e bellissime di questo turno? Fondamentalmente per tre motivi. Innanzitutto perché ha un'importanza quasi storica, nel senso che il campione del mondo, appena riconfermato, affronta, come vi dicevo, quello che da lui stesso è stato definito come il suo più autorevole prossimo sfidante. Secondo motivo, proprio per l'atteggiamento dei due giocatori, cioè molto freddo e cinico mi è sembrato da parte di Carlsen, però al tempo stesso determinato, e invece fin troppo irruento da parte di Firuja. Il terzo motivo è un motivo prettamente tecnico, perché mi è piaciuto molto, innanzitutto si tratta di una partita di altissimo livello, ma mi è piaciuto molto come Carlsen è riuscito a respingere l'attacco sull'ala prematuro del suo avversario, quindi c'è una forte componente anche didattica per la quale ho voluto mostrarvi proprio questa partita. Bene, allora vediamola subito Pierluigi. Intanto che apertura è stata? Firuja ha scelto di giocare la difesa Caro Kann, che ha come obiettivo quello di destabilizzare il pedone E4 del bianco, che è un pedone molto aggressivo, molto forte. Vedete che il nero spinge in D5, però preventivamente si è premunito difendendo il pedone D5 con quello C6. Il bianco a questo punto ha tre opzioni, cioè o cambia il pedone, a questo punto E per D5, C per D5, l'abbiamo visto in altre partite, è la cosiddetta variante del cambio, oppure può difendere il pedone in E4 lasciandosi mangiare, per esempio con cavallo C3, T per E4, cavallo per E4, o ancora, come fatto da Carlsen, può spingere il pedone. La variante di spinta è forse la più aggressiva, perché il bianco sacrifica il tempo. Infatti E5 non è una mossa di sviluppo, però guadagna spazio e in particolare toglie la casa F6 al cavallo G8. Il nero sviluppa il suo alfiere in F5, una cosa molto importante, e qui il bianco dopo alfiere F5 di solito ha due approcci: o l'approccio molto aggressivo della variante più antica con cavallo C3 seguita da G4, così giocava Kasparov per esempio, oppure può giocare la cosiddetta variante short e affini, cioè con cavallo F3, alfiere 2, arrocco eccetera eccetera, e tante altre varianti, per esempio va di moda anche la variante H4. Invece Carlsen gioca C4, una variante piuttosto recente, la cui idea è quella di, come dire, invogliare il nero a giocare D per C4 per ottenere la casa E4 per i pezzi bianchi. Si tratta di una mossa rischiosa, perché chiaramente spingendo il pedone in C4 si indebolisce sia la casa D5 che il punto D4. Sì, il nero adesso gioca E6, no? Importante, perché prima dicevi ha portato prima l'alfiere fuori prima di giocare una mossa come E6. Esatto. Esatto, questa è proprio la grande idea della Caro Kann, quella di sviluppare prima l'alfiere da C8 e poi di fare E6. Cavallo C3, cavallo E7 sono mosse coerenti, e qui già durante la diretta vi ho segnalato la sottigliezza strategica della spinta del pedone H. Perché? Perché se il bianco, e chiaramente qui il bianco vuole fare cavallo F3, alfiere 2, arrocco corto, eccetera, no? Ma su cavallo F3 sarebbe stata possibile l'inchiodatura alfiere G4. E in questo caso alfiere G4 serve a indebolire il punto o il pedone D4. Ecco perché il bianco gioca H3. Quindi H3 è una buona mossa, perché garantisce al bianco il controllo del punto D4. H3, cavallo D7. Cavallo F3, alfiere G6 per liberare la casa F5 per il cavallo. Sì, e B3. B3 mi ha proprio sorpreso. B3, sì. Francamente, non riuscirei a dirvi perché questo momento è necessaria B3. L'idea la capisco, è quella di poter riprendere il C4 con un pedone, però non saprei per esempio se alfiere 2, che è una mossa abbastanza naturale, sarebbe già stata imprecisa a questo punto. B3 è stata la scelta di Carlsen,
cavallo F5. Sì, che apre anche la strada all'alfiere. Esatto, alfiere 2. Alfiere B4, inchioda il cavallo e lo attacca. E alfiere Kersen, sì, lo difende con alfiere B2. Dimostrando di non temere assolutamente l'inchiodatura. Sì. Probabilmente perché su donna A5 credo che si possa fare donna D2. E poi seguirebbe a 3. Quindi gioca a Rocco. Certo, a Rocco F6. Sì. Con l'idea di attaccare il punto E5. E qui Carlsen mi ha, non dico sorpreso, ma mi è piaciuto molto il suo approccio. Ha giocato a 3, interessante. Ciò significa che secondo Carlsen, dopo alfiere per C3, alfiere per C3, in partita è stata giocata alfiere per C3, alfiere per C3, F per E5. Secondo me il campione del mondo voleva giocare qualcosa come D per E5. Anche se sembra brutto, però penso che sia molto giustificata strategicamente, perché le case nere acquisiscono una grande importanza. Anche il pedone 6 potrebbe essere in futuro attaccato. Bene. Invece Firuja ha conservato il suo alfiere camposcuro, c per d5 e qui siamo entrati in una struttura tipo francese, in cui il nero è riuscito a sviluppare l'alfiere da c8, il tradizionale alfiere problematico della francese, al di fuori della catena pedonale. Però tendenzialmente, se il nero non riesce ad attivarsi, queste sono posizioni abbastanza buone per il bianco. Il nero non riesce facilmente a fare e6 e5, quindi c'è sempre questo pedone un po' debole. Sì. Ok, il bianco porta la torre sulla colonna aperta C, il cavallo H4. Serve per, diciamo, indebolire D4 e indebolire anche la casa E5, no? Il cavallo in F3 era un cavallo fortissimo. Sì. E a questo punto B4, ok, alfiere D8, spieghiamo perché, perché alfiere C7 sarebbe la mossa ideale, ma non è possibile a causa di cavallo per D5. Sì. E allo stesso modo su alfiere B6 si permette di giocare cavallo A4. Sì. Di alfiere D8, magari per andare in C5. E mi è piaciuto molto come ha giocato Carlsen a partire da questo momento. Alfiere G4, mossa diretta. Alfiere F5, mangia in F5. Chiaramente bisogna riprendere di torre. Guardate com'è sempre veloce il gioco del campione del mondo. Fa tutto con guadagno di tempo. Donna E2, cavallo F8. Fermiamoci un attimo. Sì. Perché se guardassimo questa posizione come se fosse un'immagine statica, ferma, diremmo che il nero sta meglio. Perché il pedone 6 è facilmente difendibile, il pedone D4 è isolato e l'alfiere camposcuro del nero è più forte di quello del bianco. Mm-hmm. No? Se uno si fermasse, diciamo, se un passante scacchistico si fermasse a guardare per un attimo la posizione, potrebbe pensare questa cosa. Ma guardate quanto è profondo il campione del mondo. Perché il campione del mondo ha capito che l'elemento determinante, ancora una volta, è la dinamica, cioè il fatto che i pezzi neri, in particolare la torre in A8, il cavallo in F8, non potranno facilmente entrare in gioco. E quindi che fa? Riposiziona, cosa fondamentale, riposiziona il cavallo in C3 e lo porta in un circuito verso E5. Questa è la mossa che secondo me vince la partita, bellissima. Suggerisco a voi da casa di tenere a mente questa manovra: cavallo D1, cavallo E3, cavallo G4, cavallo E5. Potete ragionare così nelle vostre partite, quando vedete che un pezzo non è piazzato bene, lo rimettete in gioco. E praticamente la partita è strategicamente finita. Sì, è seguito alfiere B6, ecco che arriva cavallo E3 che attacca anche la torre, torre G5. Anche qui sembra che Firuja sia molto aggressivo, ma guardate come Carlsen gli dice: no, caro amico, queste sono minacce che non fanno paura a nessuno. F4. Torre G3, re H2, la minaccia, ma re H2 difende, si schioda, no, dalla inchiodatura del re. Si sposta, si schioda, mossa perfetta. E torre G6 per lasciare magari spazio alla donna. Esatto. E ora, finalmente, eccolo qui, questo cavallo che arriva in G4. Proprio così. Adesso sto minacciando, se non subito, nell'immediato futuro, cavallo E5. Donna D8 significa un'ammissione di colpevolezza, no? Significa non posso fare nient'altro che tornare indietro. Sì, e qua arriva anche A4, il bianco continua a prendere spazio, alfiere C7, B5... A4 è un'altra mossa meravigliosa, vorrei un attimo soffermarmi su questa mossa. Se guardiamo la posizione, il bianco ha dei pezzi fantastici, tranne l'alfiere B2. A4 serve a giocare alfiere A3 e a attivarlo sulla diagonale. Ecco perché Firuja intelligentemente mette il suo alfiere in D6. Sì, esatto, previene alfiere A3 del bianco. E il bianco insiste, guardate come gli scacchi sono molto logici poi. Sì.
Torre C8 ancora previene alfiere A3 e adesso... Cavallo E5, torre F6, la torre era sotto attacco. Sì, credo che sul cambio in E5, giusto per far vedere un'altra idea strategica, avrei mangiato di pedone, F per E5. E adesso la torre nera è praticamente in trappola. Sì. Poi posso fare alfiere A3 con vantaggio decisivo. Fortissimo. Quindi torre F6, torre C1 che attacca la donna, donna D8 e ora G3, difende con, il pedone F4. Con calma olimpica G3, magari re G2, H4, sta creando i presupposti. Allora, qui Firuja si è rianimato un attimo, vedete che è molto pericoloso il giovane iraniano. Appena ha potuto, subito ha giocato una mossa aggressiva come G5, però poi Carlsen ha ripreso il controllo. Sì, è ritornato col cavallo in G4 che minaccia anche cavallo H6, attacco doppio a re e torre, re G7 e cavallo E3. Quindi ha trovato il modo di eliminare, diciamo così, il blocco di questa torre sulla casa F5 per Luigi. Assolutamente, sempre con guadagno di tempo, vedete com'è stato veloce sì. Questo gioco. Questa è una bella spinta per Luigi F5. Sì, perché sempre se noi ragioniamo in termini statici, no, possiamo dire E6 è una debolezza. In realtà, in questo caso, Carlsen utilizza la debolezza per costruirsi una casa per i pezzi. Donna D7, arriva anche la torre sulla F. Firuja non ci sta, però non può fare niente. È chiaramente qui. Bello, cavallo... questo cavallo che danza da una casa all'altra, ma sempre su G4. Esatto. Esatto, sempre verso i 5, no? Che poi vedremo sarà la destinazione finale. Spinge ancora il pedone anche in F6, quindi guadagna ancora più spazio, apre anche la diagonale alla donna. Sì, qui la partita era già strategicamente decisa, adesso anche tatticamente cade il primo pedone e poi cadranno anche gli altri. C'è un ultimo momento molto istruttivo, dopo cavallo per H6, cavallo G4. A questo punto è molto bello come Carlsen realizza il vantaggio, cioè cambiando l'unico pezzo nero che difende le case scure, cioè l'alfiere. Questa è un po' una tecnica alla Capablanca, no? La semplificazione, come dice la parola, rende più semplice la vittoria. Sì, donna C8, ma adesso il dominio sulle case nere del bianco. Guardate, si fa sentire. È impressionante il dominio su tutta la scacchiera. Davvero, secondo me, Carlsen ha voluto dimostrare al giovane campione che è ancora lui e che vuole per tanto tempo rimanere, diciamo, mantenere sulla sua testa lo scettro di campione del mondo. Sì. Donna F3 che minaccia anche un attacco qui a una forchetta a re donna. Arriva anche la torre e tutto è pronto per continuare a spingere questo pedone. Torre F2, mossa crudele perché dice non ti lascio neanche uno scacco di consolazione. Sì. G4, ok, prova ad aprire qualche linea ma Carlsen la chiude. Sì, avrebbe potuto mangiare, avrebbe potuto fare un po' di tutto, ma chiaramente... vuole vincere a modo suo, vuole vincere con calma e con grande tranquillità. E adesso cavallo G5, il nero finalmente abbandona perché inevitabilmente cadrà il pedone G4, tutta la posizione è molto indebolita, non c'è più molto da fare. Sì, bene Pierluigi, qual è la morale che abbiamo imparato in questa partita? Innanzitutto mai giocare contro il campione del mondo, non scherzo. A me è piaciuto molto il fatto che Carlsen si sia sempre dimostrato un tempo avanti, no, rispetto all'avversario. Questa è la cosiddetta lungimiranza scacchistica, cioè lui sapeva dove andare, Firuja lo viva, cercava di impedirglielo, ma c'era sempre questo piccolo tempo in più. Ecco, da dove nasce questa cosa? Nasce da una profonda conoscenza degli schemi generali e delle strutture generali, in questo caso di una struttura di tipo francese con la debolezza del pedone 6. Quindi la morale che possiamo trarre è che per diventare forti quasi come il campione del mondo occorre studiare tutti i modi, guardando delle belle partite, acquistando dei supporti come possono essere dei libri o qualsiasi altro supporto a voi faccia piacere, ma in ogni caso studiare anche quelle configurazioni di pezzi e pedoni tipiche che si possono raggiungere a partire da molte situazioni di gioco, da molte aperture differenti. Bene Pierluigi, se il video vi è piaciuto mettete un like, lasciate un messaggio ed iscrivetevi al canale.